Nella trasmissione della serata stiamo leggendo i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista. Abbiamo finito di commentare le relazioni dei vari relatori al primo congresso di esperienze di premorte tenutosi a San Marino il 16-18 maggio 1997 e stiamo per trarre le conclusioni della stregoneria del paganesimo politeista. Questo è il mio compito come meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Le conclusioni nell'altra trasmissione abbiamo accennato agli interessi delle scienze, cioè quali sono gli interessi delle scienze nell'analisi dei fenomeni di premorte. Fenomeni di premorte chiamerò anche NDE, sapete benissimo che sono le iniziali della frase inglese nel Near Death Experience. Forse l'ho letto da cani, ma non è importante. E praticamente sono sempre le esperienze di premorte, cioè quelle esperienze che le persone ricevono, hanno in stato di coma. Un attimo prima sembra che dovessero morire, per cui scatta tutta una serie di meccanismi, sia fisiologici sia psicologici, per cui abbiamo dei fenomeni che sono stati studiati abbastanza attentamente. E abbiamo commentato praticamente tutti gli studi che ci sono stati fino ad ora. Il mio compito non è solo il fatto di commentare le relazioni dei vari relatori, no? Che abbiamo sentito fino adesso, ma è quello di trarre le conclusioni. E le conclusioni, l'altra volta abbiamo già accennato alle conclusioni, quali sono gli interessi della scienza. Adesso invece stasera continueremo gli interessi delle religioni rivelate, cioè quali sono i loro interessi davanti a queste esperienze. Parleremo del condizionamento educazionale e parleremo della nascita e della morte, cioè i concetti della stregoneria del paganesimo politeista. E questo è il mio compito di meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Gli interessi delle religioni rivelate. Come gli interessi del comando sociale sono difesi dalla gerarchia all'interno della scienza, così c'è una parte del comando sociale che basa la propria forza e la propria capacità di controllo degli esseri umani sui principi etici e morali delle religioni rivelate. Le NDE hanno il pregio di indicare, qualora se ne volesse trarre delle indicazioni, come il raggiungimento della percezione di un'eventuale vita dopo la morte sia elemento indipendente dal seguire questa o quella struttura religiosa. In altre parole, la percezione NDE, cioè esperienza di premorte, non avvantaggia né questa, non avvantaggia né, vediamo un attimo questo pleno, né de, dunque non è avvantaggiata né determinata da un determinato credo religioso, se non nella parte per quanto concerne l'incontro con le entità disincarnate. Uno degli elementi legati al condizionamento educazionale dell'individuo, più che al reale incontro con qualcosa, è stupro della percezione soggettiva. Da tutte le ricerche effettuate si è visto che il credo religioso non influisce sulla percezione NDE, non l'accentua né la favorisce. È facile invece supporre che il credo religioso blocchi lo sviluppo delle possibilità percettive. Le religioni rivelate devono appropriarsi dell'individuo. Lo devono sottomettere ad una promessa di eternità, dunque non predispongono gli individui ad affrontare le contraddizioni e le crisi dell'esistenza. È facile supporre che le religioni rivelate, attraverso il loro processo di sottomissione, cancellino la capacità dell'individuo di appropriarsi del proprio divenire. La morte del corpo fisico è la nascita del corpo luminoso. È necessario vivere con volontà e determinazione per affrontare la morte del corpo fisico con volontà e determinazione. Le religioni rivelate impongono di vivere un'esistenza di accettazione e sottomissione, dunque predispongono l'individuo all'accettazione della morte del corpo fisico come la fine di tutto, predispongono alla distruzione dell'individuo e alla speranza di un dono da parte di una volontà esterna. Le religioni rivelate non si accontentano di sottomettere l'individuo, lo devono sottomettere con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutta la sua esistenza, per tutta la sua esistenza. Lo portano alla distruzione. Ma la distruzione è quella dell'essere, non quella della descrizione dell'individuo. L'individuo distrugge la propria capacità di affrontare il mondo, ma alimenta la sua descrizione.
la descrizione della speranza di salvare il nulla dopo aver vissuto distruggendosi. Le religioni rivelate non sono in grado di sostenere quanto dalle visioni dell'NDE può apparire. Le religioni rivelate si ritengono demandate dal Dio in terra, si ritengono le rappresentanti del Dio assoluto, già hanno dovuto subire il fatto che non è il sole che gira attorno alla terra, ma viceversa. Non è tollerabile che sia possibile costruire la vita oltre la morte del corpo fisico fuori dal loro controllo e dalla sottomissione al loro credo. La religione rivelata ha un terrore folle degli effetti NDE. Fino a ieri gli effetti psi, gli effetti di alterazione di percezione, venivano tacciati per buffoneria e in realtà tutte le prove oggettive hanno dimostrato di essere false. Gli effetti psi sono effetti di ordine soggettivo, spesso indimostrabili, se non come possibilità dell'individuo di affrontare la vita. Le religioni rivelate affrontano i dati relativi agli effetti NDE esattamente come il prete affrontava le sedute psicoanalitiche. Queste dimostravano che i suoi problemi erano frutto della sua fede, delle sue fobie, che il suo credo gli imponeva. I preti hanno sempre rifiutato la psicanalisi proprio per la loro debolezza emozionale dovuta ad anni di sottomissione al loro di assassino. Essi si ritengono demandati dal loro di assassino a stuprare il mondo e mentre lo stuprano non si rendono conto che stanno stuprando se stessi. Dunque, davanti all'analisi psicoanalitica sono terrorizzati, così è anche per gli effetti NDE. Il fatto che durante le visioni NDE ci siano delle descrizioni di immagini paradisiache, appare chiaro che sono solo effetti del condizionamento educazionale, altrimenti gli stessi effetti non ci sarebbero con seguaci di religioni concorrenti. E per di più, le religioni rivelate non sono in grado di gestire queste visioni. Se non c'è gestione degli effetti NDE, allora o questi non esistono o sono frutto di cose da ignorare. Eppure la Chiesa Cattolica non ebbe pudore di utilizzare per i propri fini la visione paradisiaca di Tommaso d'Aquino pur di avallare la sua filosofia della demenza e della stupidità. La filosofia idiota di Tommaso d'Aquino non poteva essere messa in discussione in quanto era certamente ispirata da Dio. Dio aveva dimostrato la sua presenza attraverso la sua visione. Quella visione era gestibile, era patrimonio della Chiesa Cattolica. Quanti omicidi! Quanta distruzione del divenire umano è stata fatta attraverso la demenza di Tommaso d'Aquino. Ma le NDE sfuggono dal controllo. Questo non significa che le varie religioni rivelate non stiano lavorando per mettere a punto un sistema attraverso il quale mettere sotto controllo gli effetti. Già ce ne ha dato la prova Morganti. Nulla deve sfuggire al controllo militare che le religioni rivelate esercitano sugli individui. Se le NDE saranno ridotte solo a visioni di condizionamento educazionale, con la visione di entità trascendenti sarà la distruzione dell'individuo e la vittoria di queste. Se al contrario aumenteranno gli effetti NDE, che avranno al loro centro effetti autoscopici, significa che le religioni rivelate avranno perso il controllo sugli esseri umani. Le NDE rappresentano un terreno di scontro dove la centralità è l'essere umano, è sottoposto al volere del Dio padrone o l'essere umano deve diventare un Dio sviluppando il Dio che ha dentro? La battaglia non si eserciterà sugli effetti NDE, ma gli effetti NDE saranno il riflesso dello scontro in atto dove la libertà di costruire il potere di essere dell'individuo avrà la sua centralità nella sottrazione dell'individuo dal controllo e dalla sottomissione delle religioni rivelate. E passiamo al condizionamento educazionale. Il condizionamento educazionale è quell'insieme di credenze e certezze a priori che vengono imposte all'essere umano fin dal primo momento della sua nascita, della sua uscita dalla vagina della madre. Un corpo dottrinale che viene profuso in tutti i modi, in quanto gli adulti sono convinti di aver raggiunto una conoscenza assoluta di uno sconosciuto, e questa conoscenza non la donano al nuovo nato, ma la impongono. Quella conoscenza viene imposta in quanto non sono in grado di descriverla e renderla in termini logici. È una conoscenza che non è logica e che è stata a sua volta imposta agli esseri umani adulti quando erano piccoli e non avevano capacità critica per opporvisi e contestarla. Il condizionamento educazionale è in pratica un atto militare nei confronti di chi non si può difendere. Un'azione di stupro mentale
che tarpa le ali del nuovo nato costringendo la sua vita entro muri grigi della credenza a priori. In molti casi l'adulto è convinto di fare una buona cosa, in quanto tende a dare al nuovo nato quegli strumenti attraverso i quali integrarsi nel sistema sociale ed essere da questi accolto. Un sistema sociale accetta solo quegli elementi che si conformano ai propri a priori e non tollera nessuna variazione di questo a priori, in quanto un nuovo a priori lo costringerebbe a modificare l'intero insieme di cui è portatore. In un insieme dove gli esseri umani si mettono in ginocchio davanti ad una figura spacciata per divina, non è tollerabile chi propone una figura divina diversa. Anche se si costruisse una guerra e la nuova figura fosse accettata dal sistema sociale, questo sarebbe costretto a riadattarsi incorporando due figure diverse davanti alle quali mette in ginocchio gli esseri umani. Così nella psiche umana, ogni volta che la percezione viene alterata, si avranno l'una o l'altra immagine a seconda dell'adesione soggettiva a questo o a quella a priori. Ancora più violentemente reagirà quel sistema sociale quando non si tratterà più di sostituire un a priori ad un altro a priori, ma si tratterà di non mettere più in ginocchio nessun essere umano, quando si tratterà di eliminare il condizionamento dell'a priori all'interno del tessuto sociale. L'eliminazione dell'a priori, a priori sono quei concetti che stanno a monte di ogni formazione mentale, di ogni ragionamento. L'eliminazione dell'a priori procederà necessariamente dalle classi sociali acculturate alle classi sociali considerate inferiori all'interno del sistema sociale. Un modo di procedere lento che andrà a sostituire il non a priori generazione dopo generazione. Il problema del condizionamento educazionale sta essenzialmente nei portatori di quel condizionamento educazionale. Gli elementi che concorrono a formare il condizionamento educazionale si fissano all'interno degli esseri umani in modo tale da imporre loro la riproduzione di quella fissazione. Tanto maggiore sarà il potere sociale detenuto da quegli esseri umani, tanto più violenta sarà l'attività impositiva. L'uscita dal condizionamento educazionale non è un'uscita attraverso delle imposizioni, ma sarà un'uscita attraverso un processo di costruzione continua dell'individuo. Il condizionamento educazionale si fissa nell'individuo soltanto quando l'individuo cessa di crescere, manipolarlo, svilupparlo, aggiungere nuove variabili. Finché l'attività dell'individuo di manipolazione di se stesso sarà continua, il condizionamento educazionale non riuscirà mai ad attecchire. Il condizionamento educazionale giunge ad accerchiare all'interno dell'individuo soltanto quando l'individuo ritiene che non vi sia più nulla da aggiungere, nulla da variare. Egli si ritiene in possesso di una conoscenza del sapere, egli ritiene che quanto raggiunto sia il fine della sua vita e a quel fine deve dedicare se stesso. A sua figlia e a suo figlio darà quanto egli ha trovato, in realtà quanto lo ha sconfitto e sottomesso. Quando si intende cancellare un a priori, è necessario trasmettere la sospensione del giudizio o l'atteggiamento scettico. È importante sapere come quanto si conosce altro non è che interpretazione soggettiva di elementi oggettivi. È necessario sapere che quanto si conosce sia in realtà una parte di un tutto che, proprio perché ci comprende, non è da noi comprensibile. Noi non siamo l'assoluto, ma parte di un tutto all'interno del quale noi ci muoviamo. L'immensità di quanto ci circonda e avvolge è in grado di comprendere noi. Noi siamo compresi in una realtà talmente vasta che solo un pazzo dal punto di vista sociale può pensare di comprendere. Noi, al contrario, dobbiamo imparare a strutturare noi stessi per muoversi nello sconosciuto. Questa è l'unica alternativa che abbiamo. Pertanto noi non sappiamo cosa incontreremo, ma la pazzia socialmente imposta ci costringe a descrivere, pretendendo di sottomettere tutto alla nostra descrizione, alla nostra comprensione. Il condizionamento educazionale si fissa dentro di noi soltanto quando noi affermiamo di comprendere, quando rinunciamo o siamo costretti a rinunciare ad espandere la nostra percezione nell'infinito in cui siamo compresi. Il condizionamento educazionale ci distrugge sottomettendoci quando noi cessiamo di affrontare il nostro cammino nello sconosciuto, alzando muri e barriere sia psicologiche che di conoscenza entro le quali muoverci. Credere una cosa non è un atto neutro.
ma è una barriera che si erge fra il nostro pensiero e quanto sta oltre. L'atteggiamento scettico e la sospensione del giudizio ci permette di rimuovere quella barriera. Nel sistema sociale in cui viviamo, la sospensione del giudizio non viene insegnata, in quanto l'alterigia degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra è tale da bloccare ogni altra ipotesi con la quale affrontare la realtà che li tolga dal centro dell'universo o che cerchi il loro sapere come ignoranza e folle arroganza. Così negli effetti NDE il condizionamento educazionale incide in maniera preponderante nella descrizione psichica della percezione che la ragione deve necessariamente piegare all'interno della propria descrizione. Si affronta lo sconosciuto della percezione con gli strumenti che ci si è dati nel corso della propria esistenza, qualunque strumento questo sia. Così, all'interno del condizionamento educazionale cattolico, si incontrano descrizioni proprie di quella religione, mentre nel condizionamento educazionale induista la descrizione dell'immagine varierà obbedendo ad un'altra struttura descrittiva. Questo ci dimostra come gli strumenti attraverso i quali costruiamo la nostra esistenza incidino sulla descrizione del percepito, che può essere tanto più vicino al reale tanto più ci siamo liberati dalla descrizione educazionalmente imposta e tanto più sono gli elementi che inseriamo nel nostro modo di affrontare l'esistenza. Qualunque cosa siano le immagini trascendenti che si presentano all'individuo all'interno delle NDE trascendentali, non vengono individuate dall'individuo in quanto queste si riducono a descrivere quanto il suo condizionamento gli impone. Proprio gli effetti trascendenti delle NDE ci stanno a dimostrare come l'individuo abbia distrutto la propria esistenza. Egli appartiene a quel trascendente. Non esiste una sua vita, un suo vivere, una sua percezione del mondo. Esiste una sua appartenenza a quel trascendente. È una specie di effetto consolatorio del fallimento della propria esistenza, distrutta attraverso il condizionamento educazionale che ha posto fine alla sua ricerca. Nella ricerca del Graal non è importante trovare il Graal, ma è importante continuare a cercare, continuare a modificare se stessi all'interno del processo di ricerca. Così la vita è sfida. Non è importante vincere la sfida, ma modificarsi mettendo sfida dopo sfida. Il condizionamento educazionale impone la fine di tutto questo, impone la distruzione della propria esistenza, impone la distruzione di tutto il proprio essere e, peggio ancora, impone la riproduzione della propria sconfitta ad altri esseri per non diventare disperati. La consolazione nel condizionamento educazionale è relativa alla distruzione dei processi di modificazione degli individui attraverso l'imposizione del condizionamento educazionale a tutti gli individui del sistema sociale in cui si vive. La divisione che viene fatta da un relatore fra esperienze NDE trascendenti ed autoscopiche ci permette di comprendere come davanti alla morte non siamo tutti uguali, ma l'affrontiamo col bagaglio etico, morale, di conoscenza, consapevolezza e attitudine che ci siamo dati nel corso della vita. È importante sapere che si muore esattamente con gli strumenti attraverso i quali si è costruita la propria esistenza, ma la morte è morte della coscienza di sé soltanto quando il condizionamento educazionale ha distrutto il divenire dell'individuo, risolvendo in esso se stesso. E questo è il discorso del condizionamento educazionale. Che il condizionamento educazionale si imponga poi sull'individuo attraverso dei meccanismi normali della crescita, cioè l'adattamento che l'individuo mette in atto rispetto a quanto riceve dall'esterno. È come se l'esterno costruisse l'individuo e l'individuo costruisce una serie di risposte a quell'esterno espandendo se stesso, cioè crescendo. Praticamente se l'esterno è un esterno pulito, un esterno che vive per sfida, è un esterno che non si mette in ginocchio, l'individuo costruirà se stesso percependo alcune cose. Se l'esterno è fatto da un sistema sociale che si mette in ginocchio, che lo impongono in ginocchio, che lo usano come oggetto di possesso, egli darà altre risposte diverse a queste sollecitazioni e si costruirà in maniera diversa. Pertanto si muore esattamente come si è vissuti, con gli stessi strumenti della vita.
E passiamo all'ultimo discorso per questa sera. Nascita e morte. La nascita e la morte sono gli eventi magici per eccellenza. In entrambi gli eventi ci sono manipolazioni di energia vitale e di consapevolezza. Nello spazio esistente fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico c'è una distanza coperta dall'esercizio della volontà e delle determinazioni del soggetto. C'è una distanza coperta dalle contraddizioni dell'esistenza, c'è una distanza coperta dall'interazione soggettiva fra il soggetto che copre quella distanza e la volontà e le determinazioni di ogni coscienza di sé che lo circonda. La nascita del corpo fisico e la morte dello stesso determinano i limiti dell'essere come noi lo conosciamo. Ah, una cosa, io uso il termine essere per indicare la coscienza, cioè io sono un essere, tu che ascolti sei un essere, il virus è un essere, l'albero è un essere, perché ho sentito usare questo termine come l'essere nei termini di Dio padrone, per cui io lo uso invece per definire ogni coscienza di sé, l'uomo, l'albero, la pianta, la galassia, eccetera, per cui col termine essere vado a indicare una concentrazione di coscienza di sé. La nascita del corpo fisico e la morte dello stesso determinano i limiti dell'essere come noi lo conosciamo. Percorrere quella distanza è il nostro lavoro, la nostra trasformazione. A seconda di come percorriamo quella distanza, noi, partendo dalla nascita del corpo fisico, costruiamo la morte del corpo fisico. La vita fetale è il nostro punto di riferimento. Noi non abbiamo a disposizione altro elemento, considerando la fisicità della ragione e della sua descrizione, per comprendere quanto una ragione condizionata educazionalmente si rifiuta di accettare. L'essere feto rientra nella descrizione della ragione, esclusivamente per le sue trasformazioni fisiche. Non so se un giorno le cose saranno cambiate con aggiunte o correzioni da parte della scienza medica, ma ne dubito, almeno nell'attuale sequenza delle trasformazioni. L'essere feto si trasforma per prepararsi alla propria morte. L'essere feto sa e non sa cosa lo attende, mentre il malessere che lo assale lo spinge a percorrere un tunnel per l'uscita dalla pancia della madre. Eppure noi sappiamo che dall'attimo del concepimento alla morte dell'essere feto, questo ha trascorso un periodo nel quale la sua unica preoccupazione, almeno dal nostro punto di vista, era quella di crescere. Secondo alcuni studiosi, nella pancia della madre, l'essere feto ha percorso tutte le trasformazioni che la specie umana ha percorso in tutta la sua storia evolutiva fino a diventare ciò che siamo. L'essere feto importava soltanto crescere, svilupparsi, sviluppare il suo potere di essere. Poi le condizioni naturali lo hanno ucciso. Noi sappiamo che l'essere feto è morto, noi sappiamo che è nato un essere umano. Noi sappiamo che la madre poteva abortire l'essere feto, noi sappiamo che qualche volta da noi, spessissimo nel terzo mondo e fino a qualche decennio fa anche da noi, spesso gli esseri feto nascevano morti come esseri feto e morti come potenziali esseri umani. Noi conosciamo delle trasformazioni, noi conosciamo anche la corsa degli spermatozoi per raggiungere l'ovulo e fecondarlo. Noi sappiamo anche quanti spermatozoi moriranno in quella corsa, quante possibili combinazioni di esseri umani vanno perdute. Sappiamo che l'ovulo discrimina fra i spermatozoi, per esempio. Eppure, pur sapendo tutto questo, non ne prendiamo atto. Pur sapendo tutto questo, fingiamo di vivere lo spazio che separa la morte del corpo fisico, la nascita del corpo fisico dalla morte del corpo fisico, con la stessa incoscienza con la quale supponiamo, attraverso la descrizione della ragione, che l'essere feto vivi il suo stato all'interno della pancia della madre. Fingiamo di non accorgerci come l'essere feto fosse in realtà estremamente determinato a crescere, anche a costo di uccidere la madre. All'essere feto non interessa nulla della madre, egli deve crescere. E la sua determinazione è funzionale alla costruzione del suo divenire all'interno della relazione oggettività-soggettività nella quale vive. Noi, d'altro canto, abituati a descrivere ogni cosa, riteniamo che solo quanto riusciamo a descrivere sia reale. Solo quanto riusciamo ad immaginare è vero. Dal momento che non ci educhiamo a sospendere il giudizio, riteniamo che l'essere feto sia stupido, come noi siamo educazionalmente costretti a pensare che sia.
Eppure l'essere feto risolve i suoi problemi di sviluppo del suo potere di essere nel miglior modo che gli è possibile, dato il patrimonio genetico di partenza. Infatti, se ci sono carenze, vitamine, calcio, ferro, eccetera, l'essere feto le lascia alla madre, cercando di appropriarsene quanto più gli è possibile. Nonostante questo, noi agiamo sul neonato cercando di impedirgli di usare la sua volontà e le sue determinazioni, trasformandolo in un essere umano obbediente e condizionato alla sottomissione. Come è possibile in queste condizioni pensare che la morte del corpo fisico sia uguale per tutti? Gli esseri umani devono essere uguali all'interno del sistema sociale, ma non uguali davanti alla morte. Davanti alla morte portano il bagaglio che hanno costruito nel corso della loro esistenza. Davanti alla morte portano quanto hanno accumulato nel coprire lo spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Mettersi in ginocchio, depositare la speranza della continuità della propria vita nelle mani o nelle parole di qualcuno, significa aver rinunciato a prendere nelle proprie mani il corso della propria esistenza. Spesso a volte ci sono delle condizioni che intervengono a sottometterci, condizioni alle quali non siamo in grado di sottrarci nemmeno con tutto il nostro furore. Ma quelle condizioni non devono assorbirci con tutto il nostro cuore, si deve imparare il momento giusto per sottrarsi. Se lo scopo del condizionamento educazionale è quello di impedire all'individuo di prendere nelle proprie mani la propria esistenza, sviluppando il proprio potere di essere, compito dell'individuo è quello di invertire questo processo, percorrendo comunque un sentiero di sviluppo di se stesso, magari partendo anche dagli elementi che il condizionamento educazionale gli ha imposto. Gli stessi effetti dell'NDE non sono delle costanti nei vari individui, si presentano in forma diversa, anche se hanno alcuni elementi comuni. Quegli elementi comuni rappresentano essenzialmente il fatto che apparteniamo tutti alla stessa specie di animali della natura. Quando aggiungiamo alle variabili, si presentano elementi diversi, tanto che la descrizione di NDE autoscopiche e NDE trascendentali appartiene ai diversi divenuti delle singole persone. Il fatto che spesso nelle NDE autoscopiche non ci siano elementi trascendenti è importante, in quanto dimostra come la descrizione degli elementi del condizionamento educazionale non sono assoluti nel modo di incidere nella psiche dell'individuo, ma sono elementi che si possono rimuovere anche se il percorso per la loro rimozione non può essere definito oggettivamente, ma appartiene al singolo essere. Mettere in ginocchio un essere umano è atto dell'oggettività che chiede al nuovo nato di mettersi al servizio dei suoi padroni. Liberarsi dal condizionamento educazionale è un atto di volontà soggettivo, una presa di coscienza, una forza di trasformazione che deve essere prodotta soltanto dall'individuo. Dalla nascita alla morte si percorre un cammino dalla cui qualità dipende il nostro divenire nell'eternità. Questo la scienza non sarà mai in grado di stabilirlo, ma gli esseri umani lo possono percepire ogni volta che un pizzico di libertà avvolge il loro fare ed essi sentono la soddisfazione di aver agito per il meglio. Questo è il commento per stasera. Siccome ci sono ancora, vediamo un attimo quante pagine ci sono, se andiamo avanti, no, forse andiamo avanti un altro paragrafetto, possiamo andare avanti, anche perché è abbastanza breve e così la prossima volta finisco le NDE. Allora finiamo pure, faccio un altro capitoletto, ed è la struttura del corpo fisico. Nell'analisi delle esperienze NDE si manifestano delle costanti e spesso, quando qualcuno ha crisi o stati comatosi vicino alla morte, con l'introspezione ipnotica si leggono molti elementi propri delle NDE. Dunque, qualcuno potrebbe concludere che tutti abbiamo delle strutture energetiche che sopravvivono dopo la morte del corpo fisico. Le stesse testimonianze delle tre persone invitate al congresso di San Marino per descrivere le loro esperienze hanno raccontato dell'incontro con entità. De Giorgi disse che le entità avevano commentato dicendo che era andato troppo lontano e sapeva troppo. Un altro, il fondatore della comunità pseudo-cristiana, credo sia Tenzin Sao, era stato eletto ad una specie di inviato del messaggero del Dio creatore.
però io ho messo a fuoco queste persone. Se l'aurea di De Giorgi era molto vasta, cioè nel senso che aveva molto potere psichico, l'aura del fondatore della comunità pseudocristiana aveva un'aurea blu-nera. Cosa significa questo? Che mentre le visioni di De Giorgi erano supportate da una forte soggettività, fra le altre cose c'era un'entità di energia vitale fra il De Giorgi e il primo congressista vicino a lui, le visioni trascendenti, in pratica c'era un essere di energia, le visioni trascendenti nelle NDE del fondatore della comunità pseudo-cristiana erano la sconfitta della sua vita. La sua visione di Dio e del suo paradiso era la consolazione della sconfitta della sua esistenza. Le variabili sono il divenuto dei singoli individui. Mentre De Giorgi ha sviluppato comunque un suo potere di essere, il fondatore della Tenzin Sao aspetta solo di morire, avendo rinunciato a fondare il proprio divenire. Quello che più importa rilevare è che l'essere umano ha due gambe. Non potremmo mai usare la definizione dell'essere serpente. Questo vale, non potremmo mai usare le determinazioni dell'essere serpente. Questo vale sia nel momento della nascita che nel momento della morte del corpo fisico. In ogni caso, alcune delle determinazioni in comune con l'essere serpente, espresso all'atto della morte del corpo fisico, le abbiamo perché entrambi siamo esseri della natura. Quando siamo sottoposti a una crisi che ci porta vicino alla morte del corpo fisico, il nostro corpo reagisce. Quando siamo sottoposti ad una crisi mortale o quasi cardiaca, per esempio, il nostro corpo reagisce. Noi abbiamo un apparato sensorio che ci spinge a provare il dolore. Questo apparato, nel momento della morte del corpo fisico, deve essere disattivato. Il corpo e il cervello sono bombardati da elementi chimici prodotti dal corpo. La simil marijuana, la simil mescalina o altre sostanze fanno in modo che i ricettori del dolore siano bloccati e il corpo si predispone a partorire il corpo luminoso. Le NDE dimostrano che era un falso allarme. Infatti le esperienze sono quelle vicino alla morte, non sono mai esperienze dopo la morte, e chi le racconta? Il corpo fisico si predispone a partorire il corpo luminoso, ma il corpo luminoso è il frutto del percorso dell'esistenza dell'individuo. Un'esistenza fondata sulla sottomissione non produce un corpo luminoso, ma distrugge la carica vitale iniziale. La carica vitale che l'essere feto aveva faticosamente arricchito attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni. Il corpo fisico si prepara a partorire il corpo luminoso. Non si partorisce nel dolore. Il parto con dolore è esercizio del piacere di sottomissione dei seguaci delle religioni cristiane. In realtà, quando si partorisce il corpo luminoso, il corpo fisico blocca i ricettori del dolore attraverso un bombardamento chimico, da cui nasce il senso di pace. Nelle NDE, il senso di benessere ha due direzioni nelle quali svilupparsi. Da un lato il bombardamento chimico dei ricettori del corpo fisico e dall'altro, dal momento che la consapevolezza di trasferire dal corpo fisico al corpo luminoso, i sensi che trasportano i fenomeni del circostante alla coscienza sono sottratti al corpo fisico. Le sensazioni trasmesse alla coscienza dal corpo luminoso, che non conosce il dolore, rimane memoria del vissuto fisico. Nelle NDE la sensazione di luce è un altro fenomeno che predispone il corpo fisico. Tutte le sinapsi, tutti i centri di energia del corpo fisico trasferiscono la coscienza, l'energia e la consapevolezza al corpo luminoso. Questo trasferimento è un'esplosione di luce. L'esplosione di luce c'è indifferentemente dal fatto che si abbia il parto del corpo luminoso che l'aborto dello stesso. Nelle NDE c'è la sensazione di tunnel. Anche questo è un effetto della predisposizione della coscienza ad essere trasferita sul corpo luminoso, esattamente come la luce alla fine del tunnel. A volte la coscienza trova un corpo luminoso su cui trasferirsi, altre volte non trova nulla se non la follia illusoria delle immagini trascendenti, il condizionamento educazionale soggettivo. All'atto della morte del corpo fisico c'è la predisposizione dello stesso a morire. Quando si ritorna da quelle sensazioni, fra le altre cose, si riporta quanto si è percepito, si tende ad ingannarsi perché nessuno all'interno del nostro sistema sociale insegna agli esseri umani ad affrontare la vita per costruire la morte del corpo fisico. Purtroppo gli esseri umani tendono ad ignorare come la vita
altro non è che una questione di assoluta volontà. La vita è l'esercizio delle proprie determinazioni soggettive. Questo vale per ogni essere della natura e ogni essere della natura paga il suo tributo alla natura, il tributo della riproduzione ad ogni membro per ogni specie. La fisicità dell'individuo si sviluppa comunque. Essa è frutto della volontà dell'essere fetto. Essa è frutto della corsa degli spermatozoi per fecondare quell'ovulo. La volontà che l'individuo usa nello spazio che va dalla nascita come essere umano alla morte dell'essere fisico serve per costruire l'essere luminoso, il Dio che cresce dentro ogni essere della natura. Se non teniamo presente questo, dimentichiamo. Non c'è maledizione più grande per chi dimentica. Non c'è maledizione più grande della magia nera per l'essere umano che non determina se stesso. La fisicità la costruiamo nella pancia di nostra madre. Ma cosa costruiamo nella vita fisica? Per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, solo la distruzione giorno dopo giorno attraverso la sottomissione. La fisicità resta, ma è solo un guscio vuoto, buono soltanto per costruire il futuro degli esseri vermi. Potrei aggiungere che i morti seppelliscano i loro morti, tanto per citare Tommaso Didimo. E questo è la struttura del corpo fisico in relazione alla morte del corpo fisico. E qui terminiamo per questa sera il commento delle NDE. E questo è il mio compito. Cosa vuol dire questo è il mio compito? Il mio compito di apprendista stregone è quello di indicare una via di libertà. Per indicare una via di libertà devo indicare una via attraverso la quale costruire gli esseri umani e devo presentare le necessità alle quali gli esseri umani possono attendere per costruire la loro libertà. Se poi gli esseri umani ritengono che la vita possa essere vissuta in ginocchio, vivino pure la loro vita in ginocchio, ma il mio compito è quello di rendere consapevoli più persone possibili della necessità di vivere per sfida, per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo in sostanza è l'unico mio compito, ed è il frutto della mia ira, della mia furia, della mia percezione del mondo, della mia volontà di costruire la libertà. Vabbè. Allora, attacchiamo i telefoni, 049 700 700 049 700 838. Vi ricordo che se siete telefonate mi autorizzo a fare qualunque cosa per mantenere una buona trasmissione. Vediamo un attimino un po' di rassegna stampa. Allora, vediamo un attimo da dove partiamo oggi. Prepariamo un pochino qui. Confessione e sacramento della gioia. Dal Gazzettino del 16/09/1999. Wojtyla ha invitato all'udienza generale di ieri la Chiesa, sacerdoti e fedeli a una seria riflessione sul sacramento della confessione o della penitenza. Il gioco della sottomissione è un gioco fondamentale nelle religioni rivelate. Se le religioni rivelate non riescono a sottomettere e ad avere una massa di manovra, cioè usare le persone come massa di manovra e massa da portare al macello, la religione rivelata non ha nessun senso. È uno degli strumenti di controllo. Uno degli strumenti di controllo più potenti è la confessione. Pronto? Buonasera, sono un seguace della religione rivelata. Sì, ciao. Bravo. Allora, qui cominciamo benissimo anche stasera. Allora, l'unico modo che hanno queste persone è quello di trasformare le persone in bestiame lungrece. E basta. Trasformare le persone in bestiame di un gregge è quello di portare al macello. Allora, se le persone gli va benissimo di essere bestiame del gregge, stiano tranquillamente bestiame del gregge. Cosa mi interessa a me? A me interessa che questo loro essere bestiame del gregge non venga a diventare un elemento centrale nel sistema sociale in cui viviamo. Cioè, mi interessa che le persone che non intendono essere bestiame del gregge abbiano la possibilità per costruire loro stesse. Pronto? Vabbè, siamo un pochino alle solite qua, Vabbè, visto che i telefoni vengono bloccati dai cattolici, sappiate
c'è anche questo problema. Questo problema l'abbiamo ormai già affrontato e già visto. D'altronde, se i cattolici non sottomettono, non riescono neanche a costruire la loro esistenza. Pertanto, la confessione come strumento di controllo. Scusate un attimo. Oh, scusate un attimo, ho avuto un attimino. La confessione è uno strumento di controllo che viene usato dalle religioni rivelate. Voi non troverete mai nessun sentire pagano, nessuna percezione del mondo, un atteggiamento di quel tipo. Perché? Perché nessun sentire pagano ha la necessità di controllare le persone. Pronto? Qui stiamo un'altra volta al blocco dei telefoni. Vabbè. Pertanto voi questo non lo troverete, perché? Perché mentre il paganesimo, il sentire pagano, è un modo di essere delle persone, la religione rivelata costringe le persone in ginocchio, costringe le persone, le macella. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Aspetta un attimo solo, scusa. Dipende da me? No, se hai il telefono vicino e la radio vicino, sì. No, la radio è un'altra stanza. Va bene, allora dipende da me. Insomma, sento discretamente, senti tu. Sì, perfetto. Secondo voi, no, se uno è ateo non ha nessuna religione, si costruisce, si è costruito o si costruisce? Grazie, ciao. Ciao. Allora, se uno è ateo e non ha nessuna religione e affronta la vita prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita giorno dopo giorno, si costruisce. Cioè, l'importante non è credere a quello che dico io. Quello che dico io è assolutamente irrilevante, accettarlo o non accettarlo. Però se uno dice io non riesco a comprendere gli dèi, non riesco a comprendere i percorsi di stregoneria, però la mia vita me la determino, vado alla ricerca delle cose che ritengo giuste, combatto per i miei ideali, combatto per le mie cose e vivo per quello che io sento. Bene, questo ateo che fa questo costruisce il proprio corpo luminoso, cioè non c'è, perché la costruzione del proprio corpo luminoso non è un atto di una credenza, cioè nessuno può venire da me, Claudio, credo in quel che ti dici tu, perché se facessi una roba del genere sarei esattamente come fa per la religione cattolica, anche se dopo i comportamenti sono diversi, però sarebbe un'accettazione a priori di quel che mi affermo. Mentre invece se uno dice, quel che ti dici tu, non riesco a capire gli dèi, non riesco a capire le linee di tensione, non riesco a capire la stregoneria, non riesco a capire la magia, però la mia vita, voglio viverla, voglio tomare la responsabilità della mia vita, bene. In quel momento questa persona costruisce il suo corpo luminoso. Perché? Perché la costruzione del corpo luminoso non è un atto che appartiene agli esseri umani, è un'attività che appartiene ad ogni essere della natura. Questa è ogni essere della natura, vivendo attraverso le proprie determinazioni, di fatto costruendo le proprie determinazioni va a costruire il proprio corpo luminoso. Però cosa succede? Succede che solo gli esseri umani hanno le religioni rivelate che le mettono in ginocchio, con tutto quello che comporta, cioè con tutti i processi di trasformazione che le religioni rivelate hanno messo in essere, hanno messo in ginocchio gli esseri umani. Mettendo in ginocchio gli esseri umani sono l'unica specie della natura che hanno pochissime probabilità di costruire il loro corpo luminoso. Certo che se uno dice, di quel che ti dici ti, degli dèi, degli spiriti, delle linee di tensione, cioè non me ne frega niente, però io la mia vita voglio vivere, voglio essere responsabile delle mie robe, il processo di costruzione del proprio corpo luminoso esiste. Poi esistono tante cause che possono intervenire, ma queste possono anche capitare a tutti. Pertanto non è assolutamente necessario credere a quello che dico io, si prende quello che è utile e basta. E passiamo a Bassano, Romano degli Ezzelini, dove la statua della Madonna ancora si è messa a piangere. Ho visto una lacrima scendere al suo naso. Mai che si faccia una ridata sta roba, no? La Madonna torna a piangere. A Romano degli Ezzelini la statuetta fa di nuovo gridare al miracolo e chiama molti fedeli. Dopodiché mi dice che cos'è la buffoneria. Pronto? Buonasera, parla il macellaio radio. Madonna, ragazzi, qui stasera hanno ricominciato, per cui fate un po' voi quello che desiderate.
Bon, allora, sta Madonna, un giorno o l'altro vi leggerò cosa si pregava in Vaticano qualche suora, e visto che ho qualche testo qua. Pertanto, cos'è lo scopo? Lo scopo, abbiamo visto con la confessione, ma anche col fatto della miracolistica. Cioè, che sei a Madonna che pianse, ti che la metterti in ginocchio. L'importante è che tu ti metti in ginocchio, come questo dopo viene ottenuto, non è molto... Pronto? Dimmi. Buonasera. Allora, no. Senti, io ti ascolto da alcune volte, non da sempre, e hai dato quasi una spiegazione scientifica di quello che è lo stato di premorte. Ti disturbo la radio? No, va tranquillo. Sì, sono un po' lontano e ho una specie di telefonino in mano. Comunque, hai dato una giustificazione più che valida, dove la persona che, diciamo, è ritornata in vita teoricamente, cioè quello che sta vicino alla morte, che per un motivo qualsiasi si è svegliato dal coma e ha raccontato quello che ha visto, e viene giustificato da una mancanza di sangue al cervello, sì, è verissimo, che crea, diciamo, nell'essere una visione. Sì. È il cervello che vede, e vede in base alla sua educazione. Esatto. Allora, chi è stato educato un modo vede una cosa, chi è stato educato un altro modo vede un'altra cosa, e fin qui ci siamo. Però quello che non riesco ancora a capire è il corpo luminoso. Cioè, facciamo, tu hai detto esattamente questo qui: chi è stato inginocchiato da qualsiasi religione logicamente non costruisce il corpo luminoso. Sì. Allora mi metto nei miei panni. Sì. Io da bambino sono stato educato secondo le religioni che ci sono qui in Italia. Sì. Già da bambino, quando mi dicevano vatti a confessare, mi domandavo: ma che cavolo che se ne frega, aspetta, quello che faccio io. Sì. Dopo alcuni fatti cominciavo a chiedere spiegazioni e il cappellano mi diceva: sta attento. Mi ricordo sempre Don Pietro, la frase sua è stata, diciamo, molto importante per tutta la mia vita. Se c'è l'inferno e muori, dici, comportandoti male, non hai il tempo di pentirti, ormai ci sei dentro e paghi. Se non c'è niente, quando sei morto non puoi lamentarti, sei morto ed è finito. Esatto. Allora nel rischio, dici, ti conviene vivere bene o vivere male? E con tutte le conseguenze che possono esserci prima e forse dopo. Ecco, questa frase mi ha, diciamo, messo dei puntini, diciamo, sugli i, mi ha fatto pensare, e io ho cominciato a vivere a modo mio, cioè a modo mio, non nel senso fare che cavolo che voglio, certo. Secondo una mia regola, ma ho impostato tutta la vita su queste regole, e sia l'ambiente familiare, l'ambiente di lavoro, con una certa personalità, cosa che mi ha costato delle fatiche e dei costi molto alti, però alla fine della vita sono anche soddisfatto, oggi non mi posso lamentare. Non sono riuscito a capire questo corpo luminoso, io in effetti dovrei costruirmi un corpo luminoso, ma non so quale che sia. Vabbè, io adesso ti cercherò in tre parole di aggiungere elementi per darti un'idea. Sì. Però tieni presente che io sto trasmettendo da più di 3 anni. Perché questi concetti vanno avanti da 3 anni, modulati in maniera diversa e in aspetti diversi. Comunque adesso cercherò di farti comprendere un attimino. Anche se mese abbastanza... Io chiudo intanto. Sì, d'accordo, ti parlo. Ok, ciao. Adesso stacco un attimino i telefoni, ancora un paio di minuti, per dire questo. Il problema del corpo luminoso è questo. Cioè, ogni volta che noi prendiamo una decisione, è come se tendessimo la nostra energia vitale. Ogni volta che combattiamo noi stessi per affrontare una sfida, per qualcosa di difficile, qualcosa che ci è problematico, però tendiamo noi stessi, ci organizziamo strategicamente, è come se delle mani invisibili che noi usiamo prendessero la nostra energia e la compattassero e la dilatassero. C'è una specie di come prendesse la plastilina e questa venisse plasmata continuamente. Però siccome non viene fatta fisicamente questa cosa, viene fatta attraverso la nostra capacità di compattarsi, di prendere decisioni, di affrontare la vita, di dire: io esisto, qua deve essere così, io devo riuscire a raggiungere questo obiettivo. Cioè, questa serie di tentativi, che magari dopo gli obiettivi falliscono, magari non ci riesci a raggiungere, questa tensione di costruzione che noi usiamo all'interno di noi stessi va a plasmare, come se fosse creta, la nostra energia vitale.
Questo plasmare che noi facciamo tutta la vita mantiene la compattezza all'atto della morte del corpo fisico. Quello che diceva il cappellano, sentite vivi bene, tanto anche se te muori non resi niente, ma che te frega, se invece te vivi bene, muori e c'è il paradiso, te vai in paradiso. Cioè questo concetto è un concetto cattolico, in realtà è un altro concetto. Devi toglierti dalla posizione in ginocchio per imparare ad affrontare la vita e prenderti le tue responsabilità, perché in quel modo plasmi il tuo corpo luminoso. Se non ti togli dalla posizione in ginocchio, tu non plasmi la tua energia vitale perché preghi, perché supplichi, perché speri nell'intervento di qualcuno, perché deleghi a qualcun altro la tua emotività, le tue tensioni emozionali, la tua capacità di concentrarti, la tua capacità di organizzarti, delegando questo, adesso riattacco i telefoni, delegando questo muore cosa? Muore la tua compattezza, muore il tuo corpo, cioè non hai preso la tua energia vitale, non l'hai plasmata e non l'hai compattata. Questo è il discorso. Per cui bisogna vivere per sfida, bisogna vivere compattando il proprio corpo luminoso, bisogna assumersi responsabilità della propria vita, bisogna fare tutta una serie di operazioni che io nel Crogiolo dello Stregone ne ho parlato, adesso ne riparlerò quando finirò gli oracoli caldaici, riprenderò ancora il discorso, per compattare questo. Per cui la morte del corpo fisico può essere la disperazione del fallimento della propria esistenza o può essere stato un atto di costruzione di noi stessi. Dopodiché, io come apprendista stregone estremizzo questo, cioè estremizzo le tecniche per compattare l'individuo. Però in natura ogni essere vivente non fa altro che compattare se stesso. Pronto? Oh, miseria. Vabbè, siamo alle solite qua, no? Per cui questa attività di togliersi dalla posizione in ginocchio, di compattare noi stessi, è un'attività fondamentale in stregoneria. Se poi qualcuno vuole rinunciare a questo, bene, fare i suoi, per carità, però questa è l'arte della stregoneria. Cioè io sono un apprendista stregone perché? Perché tutte le mie azioni tendono ad essere fatte, naturalmente non sempre riesco a farle, per costruire, plasmare volontariamente il mio corpo di energia. Questa è l'attività. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 16. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, piazzale Parmesan 8 Marghera. E ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 15. Grazie per l'ascolto e a giovedì.